Ed è proprio San Lorenzo la cornice del mio ultimo poster. Un poster dal messaggio diretto, irriverente, che ritrae Virginia Raggi, la nostra sindaca, in assetto antisommossa. Dati gli ultimi avvenimenti, mi riferisco allo sgombero del Cinema Palazzo e al fatto che lei si sia congratulata con il prefetto per poi ritrattare, ma non basta. Ho ritenuto necessario dire la mia. Ho realizzato quest'opera perché la città di Roma, appunto, è abbandonata a se stessa e il Cinema Palazzo era una delle realtà che contribuiva a tenerla in piedi. Solo che ormai ogni cosa viene gestita come se fosse un problema di ordine pubblico. La politica non si fa più, non si cerca più di capire, ma si criminalizza tutto. Quindi la sindaca, smette di essere un politico, diventa uno sceriffo, un poliziotto. Si fa detentrice di una legalità dietro poi la quale, se ci pensi, si cela la più bieca speculazione edilizia ed altra criminalità. Ovviamente il poster è stato cancellato, è stato rimosso, in men che non si dica. Chi lo sa chi è stato? Di certo chi strappa non mette la firma. Però ci può stare, la strada è anche questo, fa parte del gioco. La street art, come l'arte tutta, ha un ruolo sociale. A prescindere dal contenuto più o meno politico di un'opera, il semplice interagire con lo spazio reale intorno a noi ha un ruolo. Serve a mettere in chiaro che le strade sono di chi le abita. Bisogna rispettare la città e viverla appieno. Questo fa un artista di strada. Questo fanno tante realtà sociali come il nuovo Cinema Palazzo, ad esempio. Spero che la vicenda si risolva nel migliore dei modi. Il nuovo Cinema Palazzo deve tornare alla cittadinanza, deve tornare al quartiere, a svolgere il ruolo che aveva prima. Si è parlato tanto della questione GECO, anche. Diciamo che non l'ho dimenticata. Anche lì la nostra sindaca si è dimostrata uno sceriffo. Ma proprio nel modo, nel metodo in cui ha pubblicizzato, ha usato l'arresto di un writer per fare propaganda, per farsi propaganda. L'ideologia del decoro ha preso ormai il sopravvento ed è assurdo che appunto si utilizzi il fermo di un ragazzo la cui unica colpa è quella di scrivere sui muri. Vivo in una città dove i muri cadono letteralmente a pezzi. Pensiamo alla stessa San Lorenzo, via dei Marrucini. E l'unica colpa di Geco è stato di mettere un po' di colore, mettere qualche scritta su questi stessi muri. Roma è una città piena di contraddizioni, sai. È una città che ospita mostre su Banksy e su Obey e poi gioisce per l'arresto di un vandalo, tra virgolette.